Buongiorno, ben ritrovati ancora a Mattina 9. Cambiamo argomento, un argomento che si veste di rosa, perché con noi a Mattina 9 c'è la wedding planner Sara D'Angelo, a cui diamo il benvenuto ed il buongiorno a Mattina 9. Buongiorno. Benvenuta, buongiorno. Ben ritrovata a Mattina 9. Grazie. Sara. E questo è il periodo florido di matrimoni, Claudio. Si sposano o c'è comunque l'intenzione anche in questo periodo di prenotare per magari, certo, per l'anno prossimo. 2017. E sì, noi abbiamo conosciuto attraverso Giorgio e Carolina nelle scorse volte qual è il tuo iter da wedding planner. Oggi invece ci parli di altri due sposi. Chiudiamo con Giorgio e Carolina e apriamo un nuovo, raccontiamo una nuova favola, nuovi scenari, Massimiliano ed Alessandra. Massimiliano ed Alessandra, che il loro matrimonio si distingue un po' dagli altri perché ha due elementi fondamentali. Il primo è la location. Location è una location di famiglia. Dalla villa a addirittura la cappella interna, quindi qui loro intanto si sposano, vediamo già l'immagine all'interno. Questa è la cappella, che era una cappella di famiglia piccolina, molto raccolta, però ecco, ricca di emozioni storiche, perché è appartenuta appunto ai nonni e da generazioni, e poi ci siamo spostati nella location che è la villa, poi loro che vediamo sempre sullo sfondo, sempre già di famiglia. Sì, sempre tutto di famiglia. No, perché la cappellina pure di famiglia, cappella, non era proprio cappellina, era bella cappella. No, era piccola, cioè, nel senso, per proprio 60 persone. E poi vedremo, ecco, man mano nelle, durante il racconto, nelle puntate successive, che è stato allestito, visto che il numero di invitati ovviamente era superiore, eravamo sui 160-180 invitati, sono stati spostati al di fuori, nello spazio esterno, dove è stata creata una sorta di... il rito, diciamo, è continuato lì, non voglio anticipare niente perché poi appunto sarà una sorpresa per le puntate successive. L'altro denominatore, diciamo, l'altro elemento così che diversifica il matrimonio di Alessandra e Massimiliano è un matrimonio molto giovane, loro sono due ragazzi molto giovani, e come colore è stato scelto da loro, o meglio mi hanno seguito nel consiglio, del bronzo. Volevano un matrimonio minimal, giovane, sia nell'allestimento. Eh sì, perché ricordiamo ai telespettatori di Mattina 9 che l'elemento dominante anche del tuo lavoro è quello di scegliere un colore particolare, certo, che ben si abbini anche alla psicologia, perfetto, al carattere degli, esatto, sposi, e che poi si accompagni nell'evento durante, certo, quella giornata. Quindi in questo, sì, caso, se Giorgio e Carolina avevano scelto più romantici, il romanticismo, quindi attraverso un rosa, perfetto, che si poi colorava, perfetto, in tutte le sue dinamiche, sì, loro invece partono da un color bronzo. Color bronzo, diciamo che all'inizio ovviamente è difficile da proporre, come dici giustamente tu, ecco, conoscendo gli sposi, vedendo che erano molto moderni, volevano un matrimonio su quel genere, la mia idea è stata del bronzo. Loro all'inizio sono insomma rimasti un po' perplessi, perché il bronzo si associa sempre a un periodo specifico, cioè di settembre, un colore un pochino tendente, ecco, verso le alla castagne, classicità, sì, alla classicità insieme all'eleganza. Nello stesso tempo invece noi con questo colore comunque abbiamo creato un allestimento molto moderno, molto chic, e sono rimasti soddisfatti loro ed io di conseguenza. E questo aspetto di modernità si riflette anche nell'organizzazione, naturalmente, esatto, non più sul solito pranzo di 15 ore a tavola con, no, parenti e, ecco, amici, ma anche, infatti, un po' un buffet più libero, esatto, un aperitivo, qualcosa di più. E poi mi libero piacerebbe, ecco, anche approfondire nel dettaglio, perché appunto c'è stato sempre questo interesse, ecco, del menù, quindi la scelta del menù giusto per questo matrimonio che è stato disegnato da loro, quindi anche il menù è stato progettato, ecco, tutto su una base di un finger food, la cena a tavola molto veloce, ecco, di un'ora e mezza, no? Solo tre tavoli imperiali lunghi da 60-70 persone, e poi se vediamo le foto successive, questa è sempre la localizzazione della villa, quella che vediamo, ecco. Iniziamo, per esempio, qui ho portato l'infarinatura generale, che poi dopo possiamo scendere nel particolare, il libretto miss e lo scatolino riso, bianco, diciamo, la base, però l'elemento sempre in bronzo. La mise en place, il sottopiatto, diventa di vetro, disegnato per loro, il piattino pane sulla sinistra, color bronzo di vetro minimal, trasparente, molto minimal, lo stacco romantico e classico con la posata oro, la candela anche quadrata, sempre marrone, e il nastro color bronzo che stacca dal menù, scritto sempre in
oro a caldo. Nella foto successiva vediamo ancora qualche altro particolare sicuramente in bronzo. Ecco, c'era un grande porticato al di sotto della villa che è stato diciamo chiuso con una sorta di vedo non vedo da questi tendaggi bianchi, così nel momento in cui uscivano dalla cappella non era possibile già vedere la mise en place, quindi c'erano questi elementi verticali in georgette bianca legati con questo nastro color bronzo. Ancora vediamo qualche dettaglio, i confetti della confettata, color bronzo con il gusto del confetto invece che richiama sempre la partecipazione, il menù dove il loro logo era scritto l'iniziale degli sposi in oro a caldo, e continuano anche sulla confettata, le scatoline della confettata bianche e bronzo con le loro incisione delle loro iniziali. Perfetto, con le loro iniziali. E ancora terminiamo con qualche elemento di confettata, scatolina quadrata, scatolina quadrata schiacciata più capiente, più grande, e poi dopo abbiamo anche, ecco, la lampada, l'elemento di design. Molto seriosi questi due sposi. Sì, mi chiedo, Claudio, l'età, perché hai scelto il colore, lo hai consigliato tu, l'ho Sara. Consigliato, loro mi in hanno seguito. In base a quale criterio? Magari c'è un'età che non è tanto giovanile degli sposi? No, anzi, sono molto giovani. No, è molto più sotto i 30, facile. Immaginiamo. Sì, è molto più difficile far apprezzare, ecco, una lampada cartel color bronzo, un sottopiatto quadrato bronzo. È tutto bellissimo, giovane. Però c'è poco colore, vero? Sì, il colore è il bronzo, insomma, quindi che è dato dall'elemento distintivo sia di design che viene creato per loro, perché ecco, molto semplicemente... E poi gli oggetti cartel parlano da soli. Insomma, gli oggetti cartel, io metto sempre un elemento, diciamo, di design, avendo come base, diciamo, essendo un architetto, mi piace portarlo all'interno dei miei eventi, mi hanno seguito molto in questo, e è sempre più semplice pensare ai come un po' i luoghi comuni, al fiore più comune, al colore più comune che può essere il rosa, il bianco, insomma sono scelte più semplici da sposare, diciamo così. Infatti sono curiosa di sapere anche il bouquet della sposa. Il bouquet della sposa è bellissimo, e poi il tocco di colore c'è, ma non l'avete ancora visto. Lo vedremo? Lo vedrete, lo poi vedremo in seguito nella mise. Sì, perché abbiamo cominciato quindi con quest'altra coppia di sposi, quindi abbiamo dato una iniziale scrematura dell'evento, e poi la prossima volta invece ci parlerai singolarmente di ogni piccolo dettaglio. La quindi vuoi sapere anche del bouquet. Il bouquet è bellissimo, molto fine, originale e romantico nello stesso tempo. E inizierei appunto proprio dalla parte del food, che è stato, diciamo, il primo approccio degli sposi prima di passare poi all'allestimento, quindi la cura proprio del dettaglio nella ricercata proprio del menù. Perfetto, noi ti aspettiamo quindi la prossima settimana e ci dirai ancora altre news su questo evento. Intanto dove possiamo contattarti, Sara? www.saradangelo.it, e sul sito trovano anche il mio recapito telefonico. Grazie mille allora. Grazie a te Claudio, grazie Mario. Grazie alla wedding planner Sara D'Angelo. Intanto pubblicità, e poi restate ancora con Mattina Noi perché parleremo della vertenza Almaviva. Quindi restate con Mattina Noi, pubblicità, grazie.